le dimensioni del contratto. Ogni opzione incorpora un effetto leva. Per le opzioni di tipo americano questa leva è sempre pari a 100, mentre per le azioni di tipo europeo questo effetto leva è variabile. Esistono altre differenze fra queste due tipologie di opzioni, ma le scopriremo più avanti. Facciamo invece subito un esempio per comprendere in modo più agevole questo effetto leva delle opzioni. Prendiamo come esempio le azioni di Facebook. Oggi, che è 20 marzo, Facebook quota 161 dollari. Diciamo che ho una visione rialzista su questa azione e quindi vado a cercarmi un'opzione call che abbia uno strike superiore a quello attuale. Scelgo ad esempio lo strike price di 165 dollari. Immagino che questo strike venga raggiunto già dalla settimana prossima e quindi scelgo la scadenza del 29 marzo. Sto acquistando quindi una call a 165 con scadenza 29 marzo, quindi una call di tipo settimanale. Il costo di questa call attualmente è di circa, facendo una media tra ask e bid, di $1.55. Quindi il premio che andrò a pagare per questa opzione è di 155 dollari. Se invece che acquistare questa opzione avessi voluto acquistare direttamente 100 azioni di Facebook, proprio perché prevedo la sua salita, avrei dovuto spendere 161 dollari, che è il valore attuale, per 100 azioni, 16.100 dollari. Supponiamo che Facebook, anziché muoversi come avevamo previsto, scenda da 161 dollari a 155 dollari per azione. Vediamo cosa accade quindi alla scadenza dell'opzione che ho acquistato il 29 marzo. Facebook quota 155 dollari, la mia opzione scade out of the money, quindi non è possibile esercitarla. Ho perso interamente il premio che ho pagato per acquistarla, quindi ottengo una perdita di 155 dollari. Nel caso invece avessi acquistato direttamente 100 azioni di Facebook, pagandole quindi 16.100 dollari, con Facebook che vale adesso 155 dollari, mi ritrovo con un capitale di 15.500 dollari, quindi ottengo una perdita di capitale di ben 600 dollari. È evidente che a fronte del minor rischio che si corre utilizzando un'opzione, avremo anche un minor guadagno nel caso in cui invece la situazione sia stata a noi favorevole. Dicevamo in precedenza che il valore del contratto delle opzioni europee differisce rispetto a quello delle opzioni americane. Le opzioni europee, come detto, hanno diversi effetti leva. Se prendiamo ad esempio l'indice Eurostox 50, il valore del contratto è pari a 10 euro, moltiplicato poi per punto indice. Così come per il FTSE MIB invece il valore del contratto è pari a 2,5 euro, moltiplicato poi per punto indice. Per le azioni italiane invece, anche qui abbiamo diversi valori. In questo link di Borsa Italiana che trovate scritto qui sotto avrete anche l'elenco di tutti i lotti minimi che ovviamente differiscono da opzione ad opzione. Il video numero 4 termina qui, non c'è tempo per parlare delle opzioni in the money, the money, out of the money, lo faremo nel prossimo video, il numero 5. Un saluto a tutti da Amica Borsa.